Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di stress, o meglio, come combatto lo stress e che cosa faccio per rilassarmi. Ho pensato potesse essere una buona idea girare un video del genere perché al giorno d'oggi siamo in tanti ad essere sotto stress, sotto pressione, o per il lavoro, o per l'istruzione, per le interazioni sociali, per tante cose diverse. È assolutamente normale essere stressati, però secondo me è anche importante ritagliarsi del tempo e cercare di alleggerire la tensione e cercare di scaricare questo stress. La prima cosa secondo me fondamentale è dedicarsi del tempo anche quando si parla di pasti. In particolare la colazione è molto sottovalutata, c'è un sacco di gente che va molto di fretta, quindi mangia poco o niente e penso sia una cosa sbagliatissima. Io personalmente reputo la colazione un pasto fondamentale all'interno della giornata, anche perché è quello con cui si incomincia la giornata vera e propria, quindi ritagliarsi un pochettino di tempo per gustarsi meglio la colazione penso possa aiutare tantissimo a partire con il piede giusto e ad allentare un po' la tensione. Io faccio colazione sempre con una tazza di tè che mi piace sorseggiare tranquillamente, quindi piuttosto mi sveglio molto presto la mattina, ma i miei 20-30 minuti di tranquillità in cui sorseggio lentamente la mia tazza di tè non me li può togliere nessuno. In questo periodo sto provando il Fitberry, ovvero un body detox della Fit Tea da 28 giorni. Questo in particolare contiene tutti ingredienti naturali come ad esempio il tè verde, mela, mirtilli, ortica, zenzero, c'è anche barbabietola, lamponi, insomma, un po' di frutti rossi e tè verde e a me sta piacendo veramente tanto. Uno, perché non è troppo dolce nonostante abbia diversi frutti rossi, sa un pochettino di erba e la cosa che mi colpisce di più è che lascia la bocca calda, un lieve pizzicore come se fosse piccante, penso sia dovuto allo zenzero appunto ed è una sensazione che a me piace tantissimo, quel caldo che ti rilascia soprattutto adesso che fa freddo, partire veramente così carichi la mattina penso che sia fantastico. Oltre a te la Fit mi ha inviato anche l'infuser to go, ovvero una borraccia termica veramente semplice ma carina con all'interno un infusore in cui mettere il tè e poi all'interno della borraccia potete aggiungere della frutta fresca. Lo trovo veramente molto comodo se siete spesso in viaggio, in movimento, se vi dovete spostare frequentemente. Uno, perché così rimanete comunque idratati, potete portarvi ovunque il vostro tè. Come vi dicevo, è termico, quindi anche se mettete l'acqua bollente non vi scottate e mantiene la temperatura. Inoltre il fatto di poter aggiungere della frutta fresca aggiunge delle vitamine al tè, quindi una cosa molto positiva. E personalmente avere fisicamente una borraccia, una bottiglia, qualcosa con del liquido mi incentiva a berlo. Non so se vi capita anche voi, ma d'inverno faccio veramente molta ma molta fatica a rimanere idratata, a bere abbastanza acqua e avere qualche cosa comunque di gustoso, di buono da bere mi incentiva a berlo e quindi a rimanere idratata. La Fit Tea non vende solo body detox ma anche diversi altri tipi di tè, fra cui il tè verde matcha, che è una cosa che mi chiedete sempre in tanti, dove lo compro, dove lo posso trovare, quindi se siete incuriositi vi lascio il loro sito qua sotto in descrizione, dove trovate peraltro un codice sconto che mi ha lasciato l'azienda apposta per voi, quindi se siete incuriositi da qualche cosa avete anche lo sconto. Un'altra cosa che mi rilassa molto è la lettura, in particolare quella dei fumetti. Per me leggere un fumetto è veramente prendermi del tempo e rilassarmi. Non so se capita anche voi, però per leggere un fumetto mi devo impegnare meno ad immaginare la storia perché ho davanti ai miei occhi i disegni, i colori spesso, quindi faccio meno fatica ad entrare nella storia, rimango anche più coinvolta a livello sensoriale e per me è veramente un piccolo piacere, un momento in cui rimango totalmente coinvolta dalla storia, che sia piacevole, divertente o magari più impegnativa e profonda, introspettiva, non importa, è per me un'esperienza veramente molto piacevole. In particolare nell'ultimo periodo mi sono riavvicinata tantissimo ai manga e sto leggendo tanti manga diversi di generi che prima magari non avrei neanche letto. In particolare questo è Solanin, il secondo volume di Inyo Asano, che è un autore che ho scoperto molto recentemente e non so dove vivessi prima, magari avevo dei pregiudizi verso il genere che fa, magari avevo paura di avvicinarmi a dei manga più impegnativi, però sto amando tantissimo Solanin. Mi è piaciuto anche La ragazza in riva al mare, sempre di Asano, voglio recuperare anche Buonanotte Pun Pun, quindi bello, che bello leggere fumetti. In ogni caso, leggere libri o fumetti secondo me può rilassare tanto perché
devi concentrarti verso quello che stai facendo, quello che stai leggendo, e non puoi fare altre cose. Io sono una persona che non riesce a fare una sola cosa alla volta, faccio più cose contemporaneamente perché sennò mi sembra di perdere tempo. Invece a volte bisognerebbe concentrarsi bene su una cosa sola e leggere un libro o un fumetto. Mi focalizza su quel momento, riesco anche a godermelo maggiormente, a distendere un pochettino la tensione. Un'altra cosa che secondo me aiuta tanto a gestire lo stress è avere un hobby. La lettura sì, può essere considerata un hobby, però io intendo qualcosa magari di più specifico. Nel mio caso può essere ad esempio il cucito, l'uncinetto o l'ocarina. Avere qualcosa di più fisico a cui dedicarsi, secondo me, aiuta veramente tanto a scaricare la tensione, letteralmente, a distendersi, a dedicarsi a qualcosa che ci piace. Personalmente suonare l'ocarina mi aiuta veramente tanto a staccarmi un pochettino dai problemi della vita quotidiana, perché mi impegna molto mentalmente. Quando sono impegnata a suonare, a cercare canzoni, magari voglio impegnarmi a suonare per bene qualche cosa, non dico che mi dimentico completamente di tutto, però sono veramente molto concentrata su quella cosa lì. E in questo momento in particolare sto cercando almeno di suonare Katawari Doki, che fa parte della colonna sonora di Your Name. Film bellissimo, appena uscirà in DVD o Blu-ray, recuperatelo perché è veramente fantastico. E nel caso in cui foste curiosi, questa ocarina è a 6 fori, ne esistono tante, ma veramente tantissime, di varie forme e anche con più o meno fori. La mia, se non sbaglio, è una Songbird, comunque vi lascerò il link qua sotto in descrizione. Che sia inizio giornata, nel pomeriggio o la sera, non c'è nulla di più rilassante di un bel bagno caldo. Io adoro follemente fare la vasca, in particolare in inverno, perché sono molto freddolosa, quindi immergermi nella acqua calda è qualcosa di fantastico. Inoltre io amo utilizzare i prodotti della Lush, che sono spesso molto colorati e profumatissimi, quindi mi aiuta tanto il colore dell'acqua. Ho riscoperto anche il piacere di giocare semplicemente con la schiuma, di non fare nient'altro se non concentrarmi sul mio respiro, sull'acqua, su me stessa. È veramente una sensazione molto bella. So che non tutti posseggono una vasca, però se vi capita, se avete un amico, un parente che ha una vasca, chiedetegli di prestarvela. Oltre ad essere una cosa molto rilassante, vi lavate, vi pulite, vi dedicate alla cura del vostro corpo, quindi una cosa molto positiva. Io in particolare adoro la sensazione appena uscita dalla vasca, che ho la pelle morbida come se fossi rinata, non lo so, è una cosa secondo me bella, che mi fa stare proprio bene col mio corpo. Ultima cosa che secondo me può aiutare a rilassarsi la sera è spegnere il cellulare almeno mezz'ora prima di addormentarsi, soprattutto se lavorate su internet, se avete molto a che fare con i social, se dovete utilizzare internet e i social per lavorare. Spegnendo quindi il cellulare spegnerete la principale fonte di stress. Se lavorate su un tablet o sul PC, stessa cosa. È secondo me fondamentale porsi comunque dei limiti, non si può continuare a lavorare anche poco prima di andare a letto. Lo so che alcune volte è necessario, però è anche importante prendersi cura di se stessi. È necessario porre dei limiti, questo perché addormentarsi vi sarà molto più semplice, non avrete particolari stimoli che vi terranno svegli o che vi tormenteranno nel sonno. A me capita spessissimo che magari ho risposto a un messaggio, un'email, ho guardato un qualche social poco prima di addormentarmi e non riuscivo effettivamente a prendere sonno perché mi rimaneva quello stimolo, quell'impulso della cosa che stavo facendo, semplicemente dello schermo luminoso, quindi andavo a dormire che avevo un pochettino di agitazione, un po' di proprio lo stimolo a fare qualche cosa, quando invece non avrei dovuto fare altro che dormire finalmente dopo una giornata di lavoro. Questi erano quindi i miei consigli per rilassarsi, o meglio quello che faccio io per togliere un po' lo stress. Ovviamente sono basati su quelli che sono i miei gusti e la mia esperienza personale, quindi se avete altri consigli fatemeli sapere qua sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile in un qualche modo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!